Benissimo, benvenuti a tutti in questa nuova puntata di The Legend of Zelda dei Minish Cap. Sono sempre il vostro Elendariar e in questa parte finiremo di attraversare il tempio della foresta e combatteremo anche con il boss, che non vi dico chi è, dovete scoprirlo. Allora, quindi per cominciare andiamo nella zona dove abbiamo sbloccato quel cancello. E questo è, se non avete visto le parti precedenti, è un posto familiare, perché adesso potremo prendere la piccola chiave che è in quel forziere tramite questo ponte che ci siamo creati con la nostra barca. Quindi premiamo, attraversiamo la barca che ci farà da ponte, e preso la piccola chiave per aprire poltroni e altri ostacoli, puoi usarla solo in questo labirinto. Benissimo, adesso con questa chiave saliamo e ci dirigiamo, non lo so perché la parte l'ho caricata 2 giorni fa e non mi ricordo niente. Vabbè, basta che seguite il video, commento così per farvi vedere un po' di luce, però posso mettere anche della musica, però non mi va, altrimenti computer già è lento con me. Vabbè, togliamo questo, lasciamo stare questo particolare. Ok, perfetto, quindi continuiamo il nostro viaggio. Sentiate più forte perché avevo il volume abbassato del Movie Maker. E adesso dobbiamo dirigerci, non mi ricordo un'altra volta, però dobbiamo dirigerci, se non ricordo male, dove avevamo visto nella parte precedente la zattera, ma non sono abbastanza sicura. Allora, qui ci sono questi brutti funghi velenosi, noi li risucchiamo e li uccidiamo. Prendete questo, schifosi. Non ci danno nemmeno una rupia, brutti infami. E allora, sì, no, sì, scendiamo giù, ritorniamo dalla nostra zattera personale che ha fatto uno spostamento tramite un fantasma. E adesso usiamo la nostra giara magica e andiamo nel posto. Ecco, sì, la fortezza si apre automatico, in automatico, come le macchine con il bottone. Con il telecomando. Qui ci sono due mosconi, andate via, schifosi. Ok, ecco, sì, dovevamo andare nella porta che vi ho fatto vedere nella parte precedente. Quindi di nuovo la pioggia di lumache è superata, tanto non ci colpiscono. E apriamo la porta, perfetto. Quindi entriamo ed eccoci qui in una nuova zona. Allora, per iniziare dobbiamo tirare il fungo, non troppo perché altrimenti possiamo cadere. Ah no, pensavo che c'era un'altra parte, c'è un'altra zona che se tiriamo troppo sale il fungo. Oh, hai preso 5 rupie blu, fanne buon uso. Ok, come dicevo, pensavo che c'era un'altra zona più avanti di questa, e vabbè, visto che non c'è, a posto, possiamo continuare. Ecco, qui faccio una grande cavolata e dobbiamo andare, ecco, più piano, cioè dobbiamo tirare di meno. Allora, tiriamo di nuovo. Ok, tiriamo anche quest'altro, sempre piano. Cioè, ti cadiamo dall'altra parte, perfetto. Ok, hai preso la grande chiave per aprire i grandi portoni. Ok, questa chiave, ogni volta che prendiamo questa chiave è sicuro che possiamo battere il boss. Allora, qui si sblocca un teletrasporto che ci teletrasporterà all'inizio del dungeon e lì dobbiamo andare. Ok, allora tiriamo queste ragne, risucchiamoci queste ragnatele, risucchiamoci anche quest'altra. Ok, allora prima di tutto dobbiamo andare di qua. Qui faccio un erroraccio, cioè che sposto tutte le pietre per cercare di prendere questo tesoro, ma non sposto quella che è avanti allo scrigno, e quella si sposta molto facilmente, e quindi dobbiamo fare il percorso. Faccio il percorso di destra e non posso spostarlo a destra, quindi devo di nuovo tornare a sinistra, ma se non sbaglio facevo un taglio. Come vedete non si sposta, non si sposta nemmeno questo. E quindi adesso, visto che devo prenderlo perché sono 20 rupie, facciamo un taglio, ci vediamo dopo, ciao. Ok, eccoci qui, basta spostare questo, ecco qui, e ho preso 20 rupie rosse, fanno buon uso. Ok, siamo a un totale di 40 rupie, ci rivediamo dopo un altro taglio. Perfetto, eccoci ritornati. Allora dobbiamo fare la stessa cosa
Dobbiamo arrivare a quell'altra sporgenza, quindi usiamo di nuovo la giara e usiamola così molto facile e ricatapultiamoci nella stanza e abbiamo anche il tempo per affrontare il boss. Il boss è quella goccia verde che questa rimbalzando arriva proprio nel luogo dove stiamo noi e visto che lei è in forma normale, noi siamo piccolini, è una bella goccia verde gigante. Ecco, come vedete, tante gocce giganti verdi stanno precipitando. Non ci schiacceranno per fortuna, perché altrimenti forse potremmo morire. E dopo quest'ultima goccia, pam! Ecco qui il boss del dungeon. Molto facile da battere. Allora dobbiamo, tramite la giara magica, dobbiamo aspirargli la base che regge il boss. È molto facile, se questo si sta fermo riusciamo a risucchiargliela. Ecco qui, dovete stare attenti perché, ecco, quando gli avete aspirato la maggior parte della base, perché la base non si aspirerà tutta, cercherà di cadere addosso a voi. Quando cadrà, colpitelo. Se fate in questo la velocità che sto facendo io di colpire il mostro, gli toglierete 3 volte la base e il mostro morirà, se non sbaglio. Comunque è molto facile. Se avete bisogno di cuori, li trovate facilmente dentro le anfore, in queste, sì, delle anfore di terracotta. Ed ecco, questa è la seconda volta. Attenzione che altrimenti ci potrebbe cadere addosso. Invece non ci cade addosso perché noi ci spostiamo giustamente e continuiamo a colpirlo con tutta la forza che ha nelle braccia il nostro Scrooge. E piccolino, però, una forza che le braccia non si addormentano mai, chissà per quale stranambo motivo. E allora continuiamo ad aspirargli la base. Ecco, questo è l'ultimo colpo. E l'ultimo colpo, l'ultima aspirazione. Quindi andiamo, 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 andiamo. Ecco che muore, esploderà. E gli occhi usciranno fuori dalle orbite, non è vero? Esploderà. Perfetto, allora qui troviamo come ricompensa l'elemento. Ecco qui. Elemento Zolla. Molto bello. Tan 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 tan. Hai preso l'elemento Zolla. Esso simboleggia tutte le fonti di energia che scaturiscono dalla terra. Ok, come ricompensa ci danno un portacuori. Eccolo qua. Adesso. Hai preso un portacuori. Recuperi vita. Oltre a recuperare vita, prendiamo anche un cuore in più. Ecco, come vedete, adesso ne abbiamo 4. E adesso abbiamo questo teletrasporto per teletrasportarci, ecco, fuori dal tempietto. Fino abbiamo un elemento Zolla. Andiamo a dare la notizia al decano. Ok. Ecco, dopo, nella prossima parte ci sarà un rapido velocizzazione del video. Non mi ricordo se questa o la prossima parte. Dove prenderemo velocemente tutti i pezzi di cuore che abbiamo rimasti, i frammenti di cuore che abbiamo rimasto. E tutti quei frammenti di cuore ci daranno un altro cuore, quindi arriveremo a 5 vite. Siamo di nuovo nel villaggio dei Miscelvani, sono rimasti qui ad aspettarci. Quindi continuiamo, andiamo dal decano. Saliamo le scale. Entriamo, ecco qui il decano, mi ricorda la voce, vabbè. Oh, avete preso l'elemento Zolla! Tu, per essere così giovane, hai molta forza e coraggio. Di questo posto non ti sarà difficile. Per il prossimo devi dirigerti a Montefeste. Lì devi parlare con il fabbro Fusardo, l'unico in grado di forgiare una spada Minish. Anche stavolta fai attenzione. E sì, grazie, non preoccuparti. E adesso ci aprirà queste tende e ci serve una porta. Vai da quella parte, è una scorciatoia per uscire dalla foresta. Perfetto, forse mi sono ricordato la voce del decano. Grazie infinite, rispettabile Ducano. Decano, e ora con il vostro permesso ci campiniamo per il Monte Fez. Ok, usciamo dal luogo, c'è la camera da letto del nostro amico. E vabbè, forse la parte è finita, quindi ci vediamo nella prossima parte. Ciao!